Se hai due banane in casa, prendile subito e fai questa torta. Si scioglie in bocca ed è buonissima. Ma è sofficissima. Prendo due banane, le sbuccio e poi le taglio a fette, non troppo fini, mi raccomando. Facciamo uno spessore di circa 2 centimetri, ecco qua. Ora prendiamo uno stampo da 20 cm di diametro sulla base. Io ho messo un foglio di carta da forno e ora aggiungo anche poco zucchero sulla base. E ora invece distribuisco le fette di banana. Wow, cosa ci stai preparando, Diana, di buono? Qualcosa di veramente goloso e perfetto per la colazione soprattutto. A questo punto spolvero le banane con un po' di cannella. Wow, questa ricetta secondo me sarà una delle mie preferite. Banana e cannella qui insieme. Ti piace? Eh beh. E ora mettiamo tutto da parte e ora prepariamo il nostro impasto. Nella ciotola rompo un uovo, poi aggiungo 40 g di zucchero e comincio a montare con le fruste. Guardate qui che bella consistenza. A questo punto aggiungo anche 50 g di olio di semi, ne aggiungo poco alla volta mentre mescolo con le fruste. Aggiungo anche 100 g di latte di soia. Mettiamo via le fruste perché non ci servono più. E ora aggiungiamo gli ingredienti secchi. Qui ho 60 g di farina di mandorle. Mescoliamo delicatamente. La farina di mandorle potete anche ricavarla voi in casa con un frullatore. Basta frullare semplicemente le mandorle, finemente, mi raccomando. Aggiungo anche 60 g di farina di grano saraceno. E ora aggiungo anche un cucchiaino abbondante di cacao amaro. Infine aggiungo 6 g di lievito in polvere per dolci. E ora versiamo questo impasto sulle banane. E ora finiamo con una manciata di noci. Io le spezzetto in questo modo sopra. Ho l'acquolina soltanto al pensiero di come verrà questa torta. Per me sarà buonissima. E ora la cuociamo nel forno statico preriscaldato a 175 gradi per 25-30 minuti. A dopo! La nostra torta è pronta, ce l'ho qui davanti e non vedo l'ora di assaggiarla. Ma prima lasciate un mi piace al video, mi raccomando. Condividetelo anche con tutti i vostri amici. Supportateci perché per noi è fondamentale il vostro supporto. E ragazzi, oggi è il giorno che tutti quanti aspettavamo perché possiamo finalmente annunciarvi che ci vediamo dal vivo! In occasione dell'uscita del nostro nuovo libro Zero glutine, zero rinunce, possiamo finalmente svelarvi che il 3 aprile alle 18 saremo a Roma, nella libreria Borri Books, in stazione Roma Termini, quindi una libreria centrale comodissima per tutti voi per raggiungerci. Non vediamo l'ora di incontrarvi, quindi ci vediamo lì. Ecco a voi la nostra meravigliosa torta. Ma dobbiamo ancora girarla, quindi prendiamo un piatto e con tanta delicatezza la giriamo, rimuoviamo la base. Golosità! Che No, bella! vabbè. Mamma mia, che profumo che è venuto fuori, Diana. E adesso ne tagliamo un pezzo, vero? Direi proprio di sì. Io la decoro con del miele. E ora tagliamone un pezzo. Che meraviglia! Assaggio! Ma è sofficissima! Buona. Mamma mia!